Ciao a tutti e bentornati su Starlet's Tube. Io sono Sara e oggi sono qui per parlarvi di una novella natalizia uscita, direi, quasi a sorpresa, perché insomma non c'erano state molte notizie in riguardo, né dalla casa editrice né anche dall'autrice, che poi io conosco anche di persona e ho letto praticamente tutti i libri che ha scritto, quindi la ammiro e la rispetto moltissimo in entrambe le vesti. E devo ammettere che quando è uscita la notizia, giusto qualche giorno prima dell'uscita, mi sono detta: no, io devo leggerla assolutamente. Infatti l'ho contattata e gli ho detto: ho visto che stai per uscire con una novella, caspita, posso fare qualcosa, non so, vuoi la recensione, vuoi un po' di promozione? E mi fa: guarda, lo dico alla Newton che vuoi partecipare anche tu alla promozione e ti faccio mandare il file. E io ho detto: perfetto. Infatti qualche giorno prima dell'uscita mi è arrivato il file digitale, perché allora questa novella inizialmente era uscita solo in ebook, ma da qualche giorno, se non sbaglio, me l'ha spiegato Maya, perché appunto la novella è dell'autrice Maya, è disponibile anche cartacea, ma solo col print on demand di Amazon. Quindi in entrambi i casi, sia cartaceo che ebook, lo potete trovare, allora, in ebook negli altri, anche in tutti gli altri store, ma in cartaceo solamente su Amazon. Io comunque, lo sapete, vi lascio sempre il link per l'acquisto in descrizione. E devo ammettere che è stata una bella novella natalizia, leggera e frizzante e romantica, ma anche, devo ammettere, profonda e con dei momenti di riflessione e di intensità non indifferenti. Oggi vi parlo di Una vigilia di Natale imprevista di Maya. Ecco, avete capito che si sta parlando appunto di questa autrice bravissima, che io dico sempre alle palle di trattare tematiche, argomenti spinosi che non tutte hanno il coraggio di mettere nei loro libri. Una volta ha trattato il tradimento, infatti è stata blastata, poverina. In 9 mesi per innamorarsi, anche lì ha messo una, diciamo, situazione analoga, che, diciamo, è stato complicato anche gestirla, ma secondo me lei l'ha fatto molto bene. Qui no, qui diciamo che Maya si scialla completamente, insomma, qui l'ha presa proprio leggera, l'ha presa proprio liscia, non ci sono robe complicate, ci sono semplicemente due personaggi, un uomo e una donna, che si ritrovano a passare una vigilia di Natale del tutto imprevista e grazie appunto a questo, diciamo, a questo avvenimento riusciranno, diciamo, non soltanto a conoscersi, ma anche in un certo senso a ritrovarsi. Ora comunque vi leggo la trama e vediamo se vi incuriosisco. È la vigilia di Natale e le montagne del Sud Tirol sono spolverate di bianco e i piccoli chalet sono tutti illuminati in attesa di ospitare le famiglie riunite. Aurora, una scrittrice di thriller in erba, sta dando gli ultimi ritocchi al suo albero e si prepara a passare la serata di festa in solitudine, dopo il naufragio della sua ultima storia d'amore. All'improvviso qualcuno bussa alla porta e Aurora si trova davanti Stefano, l'uomo per cui aveva una cotta al liceo e che poi aveva sposato la sua ex migliore amica. Guida alpina e insegnante di educazione fisica da Schianto, Stefano è ubriaco, nonché fresco di divorzio. Aurora dapprima non sa come comportarsi, poi però lo fa accomodare in casa sua. Tra confessioni, ricordi e rivelazioni, nel corso della notte più lunga dell'anno, Aurora e Stefano si raccontano e aprono il cuore l'uno all'altro e trascorrono insieme momenti di passione indimenticabili. Una volta passata la magia del Natale, Aurora e Stefano continueranno a frequentarsi o si diranno addio per sempre? Questa novella è uscita l'8 di dicembre, quindi giorno perfetto per far uscire una novella natalizia. Allora, come avrete capito, è una novella, infatti sono 190 pagine neanche, è molto breve, molto diciamo, può sembrare rapido, ma comunque è una novella e le novelle devono essere rapide, se no scrivi un romanzo e ciaone proprio. Allora, Aurora appunto è una ragazza che è stata tradita dalla sua migliore amica, perché a lei appunto da ragazzina piaceva molto Stefano, e Cinzia, che poi Maya, perché Cinzia? Io conosco una persona che si chiama Cinzia Giorgio. Io ogni volta leggevo Cinzia mi veniva in mente Cinzia Giorgio, ma lei non farebbe mai una cosa del genere. Comunque, vabbè, poi alla fine ho cercato di non pensare alla mia Cinzia e di immaginare una Cinzia completamente diversa, stronza quanto questa, perché Cinzia è veramente il classico esempio dell'amica che della ragazza
che si accompagna la ragazzina, diciamo, fisicamente meno attraente e quant'altro, un pochettino, diciamo, sotto di livello rispetto al suo, per sentirsi apprezzata, per sentirsi, diciamo, superiore. E è la classica stronza che quando all'amica piace un ragazzo, lei deve subito provarci e quant'altro. È successo anche a me, ragazze, è successo anche a me, e vi giuro, con quelle sono solo da prendere a sberlone. Io purtroppo non l'ho fatto perché all'epoca ero una brava persona, ma la situazione di Aurora è successa anche a me. C'era questo ragazzo che mi piaceva, scusate, avrò avuto 14 anni, forse l'età più o meno che Aurora, forse Aurora era un po' più grande, comunque avrò avuto 14-15 anni. E lei mi disse, dai, visto che lei lo conosceva un po' di più, cioè aveva un po' più confidenza, perché c'era la sorella, mi pare che stava con un suo amico, quindi aveva più confidenza. E dai, provo a chiedergli se magari, sapete come si faceva ai tempi, gli chiedo se magari gli interessa. Io, figuratevi, era mia amica e mi fidavo. Cosa vado a scoprire? Che dopo una settimana ci si è messi insieme a lei. Inutile dire che l'ho mandata a fare in culo, non ho più voluto vederla, né lei né la sorella, perché le frequentavo entrambe, e quindi di conseguenza lasciamo stare. Quindi io mi sono davvero identificata in Aurora, perché quando appunto Aurora, appunto, c'è questo flashback in cui, diciamo, ci viene mostrato il passato di entrambi, sto parlando soprattutto di questo perché appunto è un'esperienza che è successa anche a me. È stato brutto, perché Aurora poi, lei era andata a questa festa di carnevale con Cinzia proprio per far colpo su Stefano, si era vestita una Amelia di Monroe, appunto aveva curato tanti dettagli e tutto quanto, e a un certo punto vede la sua amica che bacia il ragazzo che le piace, insomma il mio non era il ragazzo dei miei sogni, e che bacia appunto il ragazzo che le piace, cioè insomma è una batosta, e poi fa finta di niente anche la stronza, si comporta come se niente fosse, la va a cercare, ma dove eri finita, ma io se fosse stata, ecco, ma io sono stata troppo buona, io le avrei fatto tirare uno sgarassone e le avrei detto a casa ci torni da sola, perché loro erano andate col fratello, e Aurora, cioè, poi il fratello a un certo punto le ha mollate per andare, diciamo, a scoppicchiare in giro, e quindi di conseguenza io le avrei detto, cioè, ma tu a casa ci torni da sola, fatti accompagnare da quest'altro stronzo. C'è da dire una cosa, Stefano all'epoca era molto ingenuo, ha ceduto al fascino della bella ragazza, che però poi c'è appunto che questa scena in cui ti fa capire che forse, e dico forse, ci sono anche dei pov di Stefano che ti fanno capire che forse, dico forse, questo ragazzo non è mai stato completamente sicuro di questa Cinzia. Complice anche questa poesia che a un certo punto trova, che pensa che sia stata scritta da Cinzia, ma veramente, cioè, frequenti questa ragazza, come cazzo fai a pensare che una cosa così intensa l'ha scritta lei? Comunque, Stefano, diciamo che è un ragazzo un po' ingenuotto, che, diciamo, è caduto nel trappolozzo della gnocca, chiamiamolo così, per aver poi scoperto di aver sposato una cagna maledetta che l'ha pure mollato, e quindi, diciamo, si prende una mezza sbronza e si ritrova proprio davanti a casa d'Aurora, che dopo quello che è successo lei si è chiusa un po' in se stessa, poi dopo che il fidanzato l'ha mollata ancora di più, si è fatto tutto un suo programma per la vigilia di Natale, di passarlo in completa solitudine con il suo gatto. E invece gli arriva questo, diciamo, apparente sconosciuto, e che lui si comporta normalmente, insomma, cerca di, insomma, entrare in confidenza, di parlare quant'altro, ma lei vede soltanto quello che le ha rovinato i piani per la vigilia, e soprattutto la persona che magari inconsciamente le ha spezzato il cuore. Quindi qui i due, insomma, troveranno anche una, diciamo, un punto d'incontro, perché si scopre che Stefano poi è un lettore dei libri di Aurora, e quindi di conseguenza lei poi è bloccata in questo periodo. Quindi la cosa bella è che Stefano cercherà non soltanto di sbloccare la sua scrittura, ma proprio di sbloccare Aurora stessa, e Aurora cercherà, diciamo, nel suo piccolo, di far capire a Stefano che il fatto che Cinzia l'abbia bollato non fa di lui un coglione. Insomma, i due scopriranno di essere molto più simili di quello che pensavano, e scopriranno che alla fine sono stati un po' gli eventi, un po' la cagna maledetta, un po', diciamo, gli equivoci e quant'altro a tenerli separati, quando in realtà loro erano destinati praticamente a stare insieme, perché diciamo tutti i messaggi, tutti gli indizi c'erano, perché poi Stefano aveva anche dato un bacio a Aurora quando era vestita da Marilyn, e quel bacio era quella ragazza che era rimasta in testa, lui infatti non la riconosce subito. Insomma, diciamo che Maya ci regala una storia molto semplice, una storia di come a volte
la seconda possibilità ci possono essere, e devi fare due cose: o saperle cogliere o fregartene altamente e lasciare la tua vita così com'è. Allora Stefano decidono di coglierla questa seconda occasione, infatti lui la fa sciogliere un pochino e tutto il resto. I due alla fine capiranno insomma che la vita si è messa in mezzo e non permetteranno più che lo faccia, e si consuma appunto questa passione di cui succede tutto in una notte. Ed è una cosa bella, è una cosa che hanno già fatto anche altre autrici, tipo basta pensare Felicia Kingsley con la novella natalizia, il libro del racconto natalizio che scrisse un po' di tempo fa. Anche lì accadeva tutto in una notte, ma quella è stata una notte roccambolesca, me lo ricordo ancora. Invece Maya, diciamo che se Felice aveva giocato un po' di più sulla commedia Roma, sugli sketchini un po' così, delle consegne e quant'altro, invece Maya ci regala una storia di seconde occasioni, di rinascita, di riscoprire se stessi, di capire che la vita non si ferma solo al passato, e il tutto lo fa con una leggerezza e un'atmosfera natalizia secondo me perfetta. Per scoprire però se ci sarà il lieto fine per questi due dovete leggervi la novella, perché se vi spoilerò tutto io voi non ve la date più a leggere. Maya, come ho detto, ha uno stile sempre molto scorrevole, poi crea sempre dei personaggi in cui ti puoi rispecchiare, in cui ti puoi identificare, a cui ti affezioni. Infatti Stefano a me è piaciuto un sacco, per quanto sia stato un coglione a cedere alla gnocca invece che e soprattutto diciamo non ha approfondito un po' la conoscenza della gnocca. È un ragazzo simpatico, un ragazzo dolce, gentile, per bene, e Aurora anche lei è una persona molto intelligente, molto, molto raffinata, con un gusto un po' strano ma comunque molto carina, molto gentile anche, diciamo, che si è chiusa in se stessa per colpa di tutti i calci nel culo che ha preso, e quindi di conseguenza diciamo anche un po' che la famiglia un po' così un po' strana, che il fratello, alla fine il fratello si è scoperto che non l'ha riaccompagnata a casa perché era andato a farsi la scoppicchiatina con il suo ragazzo, quindi qua c'è anche una componente LGBT che è cosa buona e giusta, sebbene anche per un personaggio comunque secondario, e che è rimasto anche oltretutto paralizzato per un incidente che ha avuto quella notte per non arrivare a casa tardi, e i genitori poi hanno divorziato e tutto, insomma diciamo che un po' tutte queste cose l'hanno reso un pochettino chiuso, un po' così fredda, e se poi riuscire a sciogliere insomma quel gelo che lei si è creata addosso. Per non parlare poi del micio, Donato, mi pare che si chiami Donato, giusto Maya, era Donato, che vabbè lasciamo stare, è il vero protagonista morale di questa storia. Insomma ragazzi, se cercate una novella senza pretese, senza troppi problemi, ma che comunque vi regali delle grandissime emozioni, vi faccia respirare aria di Natale, vi regali appunto anche dei siparietti comunque sempre divertenti tra Stefano e Aurora, perché comunque si bacchimettano all'inizio, insomma Stefano diciamo che la punzecchia, lei ci cade con tutte le scarpe, io vi dico che questa novella natalizia, una vigilia del tutto inaspettata, giusto, aspettate che controllo, sì, imprevista, perché c'ho in mente inaspettata? L'ho detto anche nelle storie, Maya mi avrebbe dovuto mandare a fanculo, ma mi conosce, sa che io qui ci sta poca roba. Comunque, una vigilia di Natale imprevista di Maya, se cercate tutto quello che vi ho detto, è perfetta per voi. Bene, anche questa recensione si conclude qui, io spero che vi sia piaciuta e come sempre vi ricordo che se vi piacciono le magliette come quella che sto indossando adesso, le trovate su pamplin.com, il link in descrizione, il sito di vestiario a tema di qualità dove potete trovare non soltanto magliette bellissime come la mia, ma anche tantissime altre cose, pigiami, felpe, scarpe, gadget, tazze, quaderni e le calze, ci sono anche le calze, e vi ricordo come sempre che se fate un ordine e aggiungete un paio di calze, con il mio codice sconto STAR86 non le pagate, quindi sono gratis, e la roba gratis è sempre cosa buona e giusta. Le magliette poi sono stupende, ci sono sempre disegni nuovi ogni giorno, sono comode, ci sono anche come ho detto le felpi, i pigiami e tante altre cose insomma a tema nerd, quindi mi raccomando pamplin.com se siete dei nerd senza speranza come me, è il sito che fa per voi. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando andate qua sotto dove c'è il pollice in su e mettetemi un bel like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, su TikTok, attualmente sono approdata anche su Threads che è il nuovo Twitter diciamo collegato a Instagram, quindi potete seguirmi anche lì, e soprattutto cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e non perdervi nessun nuovo video.
Soprattutto ragazzi, commentate, fatemi sapere se voi avete letto questa novella, se vi è piaciuta. So che ci sono state anche altre ragazze che l'hanno ricevuta, quindi mi raccomando, fatevi sentire nei commenti se la leggerete grazie al mio video, se magari non vi ha convinto educatamente ditemi cosa non vi ha convinto, perché i miei commenti so che li legge anche Maya, quindi mi raccomando, siamo sempre rispettosi, perché c'è sempre il lavoro di una persona dietro a ogni libro che recensisco, e soprattutto i vostri commenti poi mi fanno un sacco piacere, perché io vi leggo tutti, ma i commenti aiutano l'algoritmo a spingere il video, questo aumenta le visual e quindi mi sostiene. Ma se non avete voglia di commentare, almeno condividete il video su tutti i vostri social con tutti i vostri amici che possono essere interessati, così non sostenete solo me ma sostenete anche la novella di Maya. Io vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti, e per tutti quelli che hanno un dubbio, no, non è questo il video di Natale. Per quello ho in mente qualcos'altro di diverso, che spero vi piaccia.